La Nissa ritrova la vittoria dopo un periodo di crisi, ma quanta fatica per battere il Castellammare al Tomaselli. Prima mezz'ora contratta da parte delle due formazioni, con poche occasioni da gol e due portieri inoperosi. Partita che si sblocca al 30° con un'azione corale da parte di Sacco che riesce a sbloccare la partita e dare alla Nissa la carica necessaria. Il finale di Tembo si chiude prima con la traversa di Di Biase colpita su calcio di punizione e poi con il rosso dato al centrocampista del Castellammare, Priola, per somma di ammonizioni. Nella ripresa, con l'uscita di Sacò, la Nissa non riesce a mordere a metà campo e il Castellammare in 10 riesce a impadronirsi della gara e fare paure ai padroni di casa, che sprecano tre palle gol nitidissime due volte con Esposito prima e con Faramarna successivamente. Nel finale di gara, arrembaggio degli ospiti e biancoscudati che vengono salvati da D'Amico, che con tre parate salva risultato, riesce a regalare tre punti importanti alla Nissa e riscattare il gol subito da metà campo domenica scorsa contro la Mazzarese. Noi siamo tutti uniti, un gruppo unito, un gruppo compatto, poi l'abbiamo dimostrato pure in campo, abbiamo sofferto assai, però ci siamo sempre aiutati in campo, fuori dal campo, siamo una famiglia. Pensiamo a Gela che è domenica prossima, pensiamo a prendere 3 punti, sappiamo che sarà una partita difficile, una partita combattuta, giocheranno pure loro dentro casa, avranno tutto a favore, però noi andremo là per prendere i 3 punti, questo è l'importante per noi. Poi dopo Gela pensiamo alle altre partite. È stata una partita difficile, ma ce l'aspettavamo, era obbligatorio vincere, abbiamo vinto. Io penso di aver fatto solo il mio dovere, niente di più. E alla fine l'importante è fare il tesoro dei propri errori e reagire bene, come spero e penso sia stato. Sono 3 punti assolutamente per ripartire, per andare più forte di prima, di questi risultati che comunque ci sono molto stretti, e ora comincia un altro cammino. Un'ingenuità che non doveva succedere, ci ha costretti a giocare buona parte di partita in 10 e abbiamo provato a giocarcela comunque, concedendo gli spazi per il raddoppio, e è venuta fuori una partita aperta dove la Nissa poteva raddoppiare, ma noi abbiamo sprecato troppo, dovevamo assolutamente segnare. È un problema che ci portiamo avanti da un po' di tempo ed è il motivo per cui stiamo scendendo qualche posizione in classifica. Dobbiamo riprendere il cammino che avevamo 6-7 partite fa, ritrovare fiducia. Adesso è un momento è delicato, però ci sono tutte ancora le condizioni per poterci salvare. Eccellenza, girone A, 22ª giornata. Akragas Parmonbal 3-0. Casteldaccia Mazzarese 2-4. Leonfortese Cus Palermo 0-0. Mazara Nuova Città di Gela 2-1. Nissa Castellammare 1-0. Oratorio San Ciro e Giorgio Pro Favara 0-2. Resuttana Enna 0-2. Sciacca Don Carlo Misilmeri 1-1. La classifica. Enna 54, Akragas 52, Pro Favara 48, Don Carlo Misilmeri 41, Mazzarese e Mazara 38, Sciacca e Casteldaccia 35, Nissa 28, Oratorio San Ciro e Giorgio 25, Leonfortese 24, Castellammare 18, Resuttana 17, Nuova Città di Gela 16, Cus Palermo 15, Parmonval 8.